Quattro uomini originari e residenti nella provincia di Foggia, tutti già segnalati alle forze dell'ordine, sono stati arrestati dalla polizia di Pistoia con l'accusa di essere gli autori di un furto in un'abitazione a Montecatini Terme. In corso ulteriori accertamenti per verificare se il gruppo possa essere responsabile di altri colpi. Riteniamo di avere bloccato una batteria, come si dice in gergo, di malavitosi che sicuramente avrebbero creato problemi per quello che riguarda la perpetrazione di reati contro il patrimonio, ma soprattutto per l'esperienza pregressa i gruppi dei foggiani non si limitano solo ai reati contro il patrimonio, ma fanno anche altro, come dimostrano i precedenti dei quattro pluripregiudicati arrestati che oltre ai reati contro il patrimonio spicci avevano precedenti specifici per rapina in banca. I quattro sono stati fermati nella notte tra sabato e ieri nel centro di Pistoia da personale della squadra mobile e della squadra volante della questura pistoiese che ha intercettato l'auto, un'Alfa 159 con la quale, spiega la polizia, erano fuggiti dopo aver messo a segno il furto. Uno degli arrestati è anche riuscito in un primo momento a fuggire abbandonando in strada una sacca con la refurtiva. È stato poi rintracciato e bloccato in un albergo della città dove gli investigatori hanno anche recuperato due ricetrasmittenti. Sull'auto recuperati arnesi da scasso e indumenti tra cui passamontagna e guanti da lavoro. Sappiamo con certezza che stavano qui da almeno un paio di giorni e quindi, trattandosi di un gruppo ben organizzato, e questo lo possiamo desumere sia dal tipo di precedenti penali che avevano e anche dal materiale di cui erano in possesso, abbiamo ragione di ritenere che si siano resi responsabili di altri delitti di questo tipo che nei prossimi giorni intendiamo accertare e verificare sicuramente nel modo più approfondito possibile.